Bentornati amici miei su Officina del Pilota. Oggi parliamo di BMW Z3M, macchina che mi è stata fornita gentilmente da GTA Motori. Questo è il loro profilo Instagram, mi raccomando seguitelo. La versione M, davvero un missile, diabolica. Però, prima di cominciare, ricordati di iscriverti a questo canale e di commentare qui sotto facendomi sapere cosa ne pensi di questo capolavoro, la BMW Z3M. Andiamo! Leggiamo insieme un attimo, facciamo una piccola presentazione. La Z3 è una vettura sportiva a due posti prodotta dalla casa automobilistica tedesca BMW dal 1995 al 2002. È stata proposta sia come roadster sia come coupé. Presentata dapprima con carrozzeria aperta, la Z3 fu la prima roadster moderna del mercato di massa prodotta dalla casa bavarese, come anche il primo modello della casa tedesca a essere assemblato negli Stati Uniti. Veniva infatti costruita e assemblata a Spartanburg, nella Carolina del Sud. Fu introdotta nel 1995, poco dopo essere stata utilizzata a scopo di lancio nel film James Bond GoldenEye. Furono prodotte alcune varianti dell'autovettura, inclusa la versione coupé nel 1999. Il suo ritiro dal mercato avvenne nel 2002, anno in cui fu sostituita dalla BMW Z4. Al momento del lancio, i propulsori che hanno equipaggiato la BMW Z3 sono stati i 4 cilindri 1.8, 8 valvole, 1.9, 16 valvole, M43 e M44 successivamente. Durante il periodo di produzione arrivano anche i 6 cilindri 24 valvole, che sono l'M52, l'M54 e l'M56, che è un 2 litri e un 2 litri e 2. Mentre per gli Stati Uniti, gli americani, sono state prodotte la versione da 2,3 litri e 2,5 litri. Solo per gli americani, eh? Poi il 2008, il 3 litri e il 3,2 litri M-Power 24 valvole, che è quella che ho provato io. Vediamo un po' di date insieme. 20 settembre del 95, la prima Z3 esce dalla linea di assemblaggio. In 7 anni, tra la Z3 e la Z3M, ne verranno prodotte 297.000, delle quali 6.291 unità nella versione Z3M, che verranno distribuite in 130 paesi nel mondo. Ragazzi, questo suono metallico, questo timbro così graffiante, mi ricorda tantissimo la mia M3 46. Non è un sound dallo scarico forte, fortissimo, anzi devo dire che è prestigioso anche il suono, ma è proprio il timbro particolare che ha, che mi piace da matti. Fine 1996, la Z3 viene equipaggiata con il 2,8 litri, questa versione eredita le generose bombature dei passaruota posteriori. 28 ottobre 1997, prodotte 100.000 Z3 Roadster. Inizio 1998, lancio della Z3 Coupé, con carrozzeria chiusa di tipo hatchback a due porte, equipaggiata unicamente dal 6 cilindri da 2,8 litri e poco dopo dal 3,2 litri della BMW M3. Nel maggio del 1998 la M Roadster 3,2 è lanciata sul mercato con un motore derivato direttamente dal 3,2 litri della M3E36. L'auto possiede un'accelerazione notevole e poteva competere a livello commerciale con alcune versioni di Porsche 911. 13.120 km, oh mio Dio, oh my God! Sta bene veramente, si è scolorito solo un pochino qua il volante, ma anche poi dopo tutti questi anni è una macchina molto, è una vecchietta ma che sta in grande grande forma.
Mi diverte fare queste recensioni per voi, giovanotti. Certo che dietro c'è un bel lavoro, eh. Comunque, questa Z3 è pericolosissima. È proprio... a me mi fa impazzì. Cioè, io... mi piace tutto questa macchina, la cattiveria, la velocità, il design. Quando ci salgo a bordo è la mia, me la sento addosso, cucita addosso. La voglio troppo, però ad alte velocità è veramente pericolosa. Ci puoi morire. Esteticamente, il paraurti anteriore della versione M si distingue da quello delle sorelle minori per il fatto di avere una presa d'aria maggiorata. Marzo 2001, la Z3M viene aggiornata con il propulsore della nuova M3E46, non più però con 343 cavalli, ma con 325. L'ultima Z3E36 viene prodotta sempre nel sud della Carolina, a Spartanburg. È un 6 cilindri roadster color seppia metallic, con gli interni in pelle Arizona Sun, uscita dalla linea di produzione alle ore 12:34, non vedrà mai la strada perché è destinata ad essere conservata e ammirata in un museo. La versione che ho provato io, Z3M Roadster, è da museo anch'essa perché è in uno stato pari al nuovo, visto e considerato che la macchina ha 13.000 km. Bella la Z3M, davvero tanto. Se ti è piaciuta, metti like a lei e anche al video. Ricordati di iscriverti a questo canale e di venire a trovarmi anche su Instagram, Officina del Pilota. Noi, come al solito, ci vediamo prestissimo. Ciao!